Dopo la bocciatura in commissione bilancio al Senato degli emendamenti per l'Aquila e la sua ricostruzione, che mettono fortemente a rischio lo stanziamento di 1 miliardo e 400 milioni ed il mutuo che lo Stato avrebbe dovuto contrarre con Cassa Depositi e Prestiti, mastica amaro il sindaco Massimo Cialente, che non esita a criticare la scelta, o meglio la non scelta, giunta da Roma. La cosa che a me dispiace molto è che la presentazione degli emendamenti, che devo dire ha visto anche Azzolini, il Presidente della Commissione, non molto solidale con l'Aquila, e la Chiavaroli che ha difeso solo l'emendamento che riguarda la provincia, è che non fosse presente il Governo. Io lamento questo. Perché? Perché il fatto che non ci sia il Governo vuol dire che quando si discute dell'Aquila addirittura il Governo manda un promemoria scritto dai funzionari del Ministero, per cui è una sottovalutazione gravissima. La battaglia sembra ormai compromessa però, ed il primo cittadino non ha esito ad invocare manifestazioni eclatanti nelle quali, secondo Cialente, i veri protagonisti dovranno essere i giovani, ovvero il futuro della città. Io chiedo ai giovani di questa città, dove per giovani intendo gli under 40, che sono pure presenti in alcuni settori, cominciano a conquistare lo spazio, cominciate a mobilitare voi. Se dobbiamo andare a Roma, andate voi, chiamate i giovani di tutta Italia. Perché? Perché quella che si sta consumando sull'Aquila è un'ingiustizia internazionale. Infine le polemiche con le istituzioni e con lo Stato dopo la rimozione del tricolore dagli uffici pubblici e la restituzione della fascia da sindaco al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Proprio dal Quirinale è stata spedita indietro la fascia, un atto a cui Cialente risponderà con una lettera al Capo dello Stato. Pochi minuti fa ho ricevuto un plico accompagnato da una lettera del Prefetto. Il Presidente Napolitano mi ha rimandato la fascia tricolore e il segretario e il prefetto dice che il segretario della Presidenza della Repubblica esprime tutto il disappunto, eccetera. Io oggi scriverò una lettera riservata al Presidente Napolitano. Però voi capite che questo atteggiamento di sottovalutazione della vicenda aquilana totale è insopportabile.